Mille colori come quelli che piacciono a loro i bambini, chiamati minori quando il linguaggio tecnico e legale purtroppo è costretto a trasformare quei colori in tinte fosche perché sono vittime o testimoni di abusi. L'istituzione di una stanza adeguata e attrezzata per l'audizione dei minori, dei bambini vittime di abuso, a testimonianza della nostra vicinanza verso questo territorio, vicinanza che non è mai venuta meno. E anche a dimostrazione di come, oltre alla professionalità di coloro che svolgono indagini su questi reati così complessi, sia necessaria l'istituzione di ambienti adeguati che rendano meno difficile questi percorsi di denuncia che sono sempre così sofferti. La stanza Mille Colori, inaugurata nella giornata internazionale dedicata ai bambini vittime di violenza, perché abbiano un posto dove riscoprirli nei momenti più bui, nel commissariato Vicaria Mercato di Napoli. Un progetto realizzato grazie al lavoro congiunto di pubblico e privato, Questura, l'Altra Napoli, EAV ed Assogioca. Questo è quello che bisogna fare perché i problemi delle fragilità, delle vulnerabilità, anche quando entrano nell'ambito della commissione di reati, devono vedere una mobilitazione di tutta la società civile insieme alle istituzioni. E questo quindi è un modello da perseguire.